Ciao a tutti, fan del Grande Fratello e appassionati di gossip. Oggi su AMF Channel, vi portiamo dentro l'emozionante episodio andato in onda il 23 dicembre. Due cuori si sono intrecciati in un abbraccio che ha fatto sognare i fan di Perla e Mirko. Prima di immergervi nel dettaglio di questo commovente momento, vi chiediamo di restare con noi fino alla fine, perché stiamo per svelare tutto ciò che è successo dietro le quinte. Siete pronti? Bene, iniziamo! Durante la puntata del Grande Fratello, abbiamo assistito a due confronti intensi, quello tra Mirko e Greta e quello tra Perla e Mirko. Ma è stato proprio l'incontro tra Perla e Mirko a rubare la scena, diventando il più commovente di tutti. Prima di incontrare Perla, Mirko riceve una lettera piena d'amore da lei. Un gesto toccante, ma Signorini non gli permette di leggerla in diretta. Al suo posto, mandano in onda un video in cui Perla, compagna di casa di Mirko, rivela quanto lui le manchi e la complicità che c'era tra di loro. Perla, visibilmente commossa, scrive a Mirko, condividendo la sua prospettiva. Afferma che Mirko sta vivendo ciò che lei ha già vissuto. Non è rimasto da solo, e ora entrambi potrebbero far parte del futuro dell'altro. Dopo la clip, Mirko sottolinea che, sebbene Greta e Perla non siano presenti, ha la sua famiglia. Sia predicendo che forse è meglio così, perché ha bisogno di questo momento per se stesso. Nel cortile del Tugurio, Mirko abbraccia Perla, e lei, visibilmente commossa, gli dice: «Mirko, ci sarò sempre per te». Un incontro carico di emozioni, in cui Perla confessa a Mirko quanto le manchi e come il Natale sia un periodo particolare per entrambi. Questo abbraccio ha suscitato una valanga di reazioni sul web, commuovendo i fan di Perla e Mirko. E con queste rivelazioni e nuovi sviluppi, chiuderemo qui il nostro aggiornamento sul mondo del Grande Fratello. Grazie per averci seguito fino alla fine. Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri nei commenti. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie.